nuova giornata che inizia in pole position con protagonista la provincia di Mantova, più precisamente Castel Goffredo, dove ha sede un'azienda che si chiama Solidea, che si occupa di salute e bellezza, e adesso scopriremo meglio esattamente in quale settore. Do il benvenuto e ringrazio il dottor Luca Pinelli. Buongiorno. Buongiorno a lei. Grazie per essere con noi questa mattina. Grazie a voi per l'invito. Allora, dicevamo salute e bellezza, cerchiamo di contestualizzare meglio. Sì, noi siamo un'azienda, un'industria tessile, un calzificio, siamo specializzati nella produzione di calze, collant e in generale tutori elastici a compressione graduata. Quindi abbiamo unito la tecnologia del mondo fashion con la tecnologia medica, tessile medica della compressione graduata, per arrivare a produrre una linea completa di calze, collant e prodotti in generale che si adattano a diverse esigenze specifiche della persona. Essendo un calzificio di base, il nostro core business è quello della calza, che si articola in un mondo infinito di collant, calze autoreggenti, gambaletti, e sono prodotti sia per uomo che per donna. Il brand con cui vi conosce il pubblico è Solidea. Esatto. Che è il brand storico, diciamo. Il brand che esiste da fine anni 90, circa dal 1998, certo. Anno della prima commercializzazione in Italia. Certo, certo, quindi ormai conosciutissimo su tutto il territorio. La storia è nata nel 1976, una storia di famiglia si può dire? Sì, storia di famiglia, l'azienda è nata nel 1976, fondata dai miei genitori con i miei nonni paterni. L'idea propulsiva è stata di mio padre Enzo, che è il presidente, e è colui che ha avuto l'idea per iniziare, è stato ed è la macchina propulsiva di tutta l'attività in corso. Certo, come è impostato il lavoro della Solidea? L'azienda è un totale made in Italy, nel senso che siamo ubicati per l'appunto a Castel Goffredo, che è un distretto dell'industria tessile che ruota attorno alla calzetteria. Al nostro interno abbiamo un magazzino filati con la sala tessitura, il reparto cucitura, il confezionamento, vari magazzini di servizio e di cui il più importante è il magazzino spedizioni, con una logistica totalmente robotizzata. Certamente. 10.000 metri quadrati, 45 dipendenti, sì. Quindi numeri importanti. Sì, tra l'altro 45 sono i collaboratori interni, poi c'è il mondo degli agenti di commercio, degli informatori scientifici, delle consulenti presso il punto vendita, questo Italia ed Europa, per cui ai 45 si aggiungono altri 200 persone in tutto. Quindi si arriva a un numero veramente importante a cui viene dato lavoro dalla vostra azienda. So che volete aprire, o forse l'avete già fatto, alle scuole. Esatto, questo è uno dei progetti prossimi di futura realizzazione, scuole sia medie superiori che master universitari di secondo livello. Per aprire intendiamo sia invitare le scuole a vedere quello che è il Made in Italy di Solidea, sia promuovere borse di studio legate a progetti industriali Solidea. Altra cosa importante, Pinelli, è il potenziamento che volete internazionalizzare. Esatto, il nostro brand è un brand totalmente italiano che viene distribuito in 70 paesi al mondo. Essendo un brand molto noto in Italia, all'estero relativamente giovane, c'è molto da fare per farlo diventare un marchio di forza e di prestigio. E quindi abbiamo una serie di attività di comunicazione in corso di realizzazione. Grazie al dottor Luca Pinelli, allora Solidea, per essere stato con noi. Grazie a lei. Torniamo domani mattina, puntuali alle 7, segnatevelo sulla sveglia, mi raccomando, alle 6.59, perché alle 7 attacchiamo con un'altra storia in pole position.